Buon pomeriggio amici di Giacomo, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Ci distraiamo e ci distogliamo un attimo dal Natale, dall'avvicinamento al Natale. Un approfondimento e un report in diretta da Fino Mornasco, dove siamo in questo momento, perché c'è anche quelle belle storie che è giusto dare evidenza, sottolineare. Vedete, questa è una sala che è a disposizione del comune. Una sala, come vedete, che poi ricorda anche momenti tragici con i giudici Falcone e Borsellino e il sindaco Roberto Fornasero, che è qua con noi. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Ci spiega il significato. Allora, questa è una cascina, è una cascina. Questa è una cascina che è stata confiscata all''Ndrangheta all'inizio degli anni 2000. Diciamo anche dove siamo, facciamolo Siamo in vedere, va. località Valmulini, Località quindi Valmulini tra Fino, Fino, Andrate meglio, Andrate, e Cucciago. Cucciago, quindi ecco la Esattamente. zona, quella della Valmulini a Fino Mornasco, con questa cascina che nel 2000 è Nel 2002 è stata 2002. assegnata dal demanio al comune di Fino Mornasco, era in condizioni pessime e fino a pochi anni fa non si erano mai trovate le risorse per ristrutturarla. Noi l'abbiamo fatto nel 2020 perché ci siamo aggiudicati un cofinanziamento regionale insieme al Parco delle Groane, qui ci troviamo all'interno del Parco delle Groane, per poter riqualificare questa cascina che Vedete, oggi quindi vedete completamente è ristrutturata. una cascina completamente ristrutturata, anche con un bel intervento dal punto di vista urbanistico, ma il significato, sindaco, è quello che credo tu voglia sottolineare, vogliamo Assolutamente, sottolineare, cioè assolutamente. lo Stato, il Comune in questo caso, che vince e che quindi porta via un bene alla criminalità, all''Ndrangheta e lo dà alla E cittadinanza. lo Ecco, restituisce lo ai restituisce ai cittadini, cittadini, sindaco. esattamente questo è il significato di un'operazione come quella che oggi finalmente abbiamo portato a compimento, quindi un valore simbolico davvero importante, ma anche poi un valore diciamo operativo, perché questo è un luogo che deve essere innanzitutto vissuto, Mi perché dicevi una cosa, che mercoledì per esempio si farete terrà qua il Consiglio il Consiglio Comunale. Comunale. Beh, è un altro Esattamente. gesto simbolico importante, Assolutamente, cioè voglio dire. certo. Questo è un luogo istituzionale, ma un luogo aperto a tutti i cittadini, perché vogliamo che sia vivo, perché crediamo che sia la migliore risposta del territorio alle infiltrazioni mafiose, imprenditiste, come in questo caso, cioè quello di vivere e di unire le forze per contrastare, insomma, questo tipo di fenomeno. Caro sindaco, questa mattina l'inaugurazione ufficiale, adesso magari possiamo anche entrare all'interno di questa cascina, ripeto, confiscata all''Ndrangheta, Esatto, riqualificata riqualificata dal e comune di Fino Mornasco e dedicata, ecco, lo facciamo, intitolata intitolata Emanuela Loi, Emanuela agente della Loi, Polizia di esatto. Stato, che faceva parte della scorta del giudice Borsellino, quindi Lei era con Borsellino quando è stata esatto, uccisa anche uccisa lei anche lei, ecco. nel Emanuela luglio del Loi, a lei 1952. dedicato, ecco, vedete, il 25 di novembre 2023, proprio in questa giornata dedicata anche alle donne, insomma, una giornata Assolutamente, simbolo, con insomma, molti di una, delle significati. donne, ecco, è una donna alla quale viene dedicata questa cascina, direi che è un Un significato importante, no, sindaco? significato in più tra i tanti significati che ci sono in un momento come questo, in un intervento come questo, abbiamo voluto dedicare a un'altra donna, perché in realtà Sì. noi abbiamo già un altro immobile confiscato alla criminalità che è stato riqualificato e intitolato a Lea Garofalo, che Ah, era questo è, quindi l'immobile a Fino Mornasco ci sono due immobili due immobili confiscati che sono confiscati alla mafia, cioè alla all''Ndrangheta, criminalità, esatto. all''Ndrangheta. E sono entrambi stati riqualificati e riconsegnati alla cittadinanza. Questo io direi che è un gesto davvero molto bello. Ecco, questa è la targa, come vedete, il comune di Fino, rappresentato qui dal sindaco Roberto Fornasero, che dedica appunto alla gente Emanuela Loi, uccisa in servizio, appunto, questa sala, questo luogo che è simbolo di un riscatto dello Stato. Magari se Esatto. possiamo entrare un attimo, sindaco, così Certo. mostriamo anche la mostra. Abbiamo Mostra che è allestito, fino a domani, se non sbaglio, sì. sì, esatto, oggi pomeriggio, domani mattina dalle 10 alle 12.30, il pomeriggio dalle 14.30 alle 18, la mostra Noi siamo loro, che ci è stata concessa dal Comune di Cantù, che Ah, ecco. ringraziamo, e che ripercorre, insomma, le vicende di quel tragico 1992. L'esposizione di questa mostra è il primo di fatto avvenimento che avviene all'interno della
nella nostra cascina e siamo davvero orgogliosi di questo, ed è l'occasione sia per vedere la mostra o per rivederla per chi l'ha già vista, esatto, ma anche per vedere ovviamente la cascina. Mostra simbolo, perché in effetti l'abbiamo vista anche a Cantù, è vero, hai ragione. Nel 2021. Esattamente, l'abbiamo vista anche a Cantù con le foto simbolo appunto di chi ha lottato, certo, purtroppo ha pagato con la vita contro la mafia, però ecco, questo è molto importante, quindi la mostra è, come vedete, aperta qui fino a domani. Domani pomeriggio, esattamente. Bene, sindaco, era una testimonianza importante, salutando anche chi ci sta guardando da casa e ricordando che qui, dove proprio in quel tavolo lì, con le bandiere alle spalle, ci sarà il Consiglio Comunale. Bel esempio, insomma, in una giornata tra l'altro appunto dedicata alle donne, hai voluto, sindaco, avete voluto con l'amministrazione ricordare appunto. Certo, assolutamente, non si fermeranno qui le testimonianze per il nostro impegno contro la violenza contro le donne. Domani pomeriggio al Teatro Milino alle 16 ci sarà uno spettacolo proprio dedicato a questo importantissimo tema e purtroppo sempre di attualità. Ok, e quindi però la testimonianza che vi arriva da fine direi che è molto importante, ringraziando il sindaco. Allora, fino a domani la mostra, la potete vedere, e la cascina che però rimarrà a vostra disposizione. Questo poi è uno spazio comunale. Cerchiamo di renderla il più viva possibile, perché è questo che deve essere il destino di questo luogo. Ti ringrazio, caro sindaco, buongiorno, grazie da Fino Mornasco è tutto, buongiorno. Grazie.